Vince ancora l'entella di mister Boscaglia e trova la quinta vittoria consecutiva in altrettante sfide di campionato. Al Comunale arrivava l'Alessandria, squadra ambiziosa, ed è stata una bellissima partita che nel primo tempo i ragazzi biancocelesti hanno approcciato con un po' di timore, soprattutto imprecisi nell'ultimo passaggio. Allora l'Alessandria è andata in vantaggio al 35esimo nel primo tempo con un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma come spesso accaduto in questo inizio di campionato è stata veemente la reazione dell'entella, soprattutto dopo l'intervallo. Prima il gol del pareggio con il capitano Luca Nizzetto e poi la prima doppietta in maglia biancoceleste di Salvatore Sassaca Turano. Entella che rimane imbattuta 5-5, mercoledì nuovo in campo, quel Comunale alle 14.30 arriverà l'Olbia. Entella batte Alessandria 3-1. È cambiata la partita perché siamo stati più pazienti ma anche più aggressivi, abbiamo lavorato molto tra le linee e abbiamo fatto quello che dovevamo fare con grande determinazione, e dopo l'uno pari la squadra ha avuto ancora di più un'impennata. Nonostante questo dico che la partita è stata veramente molto difficile contro un avversario organizzato, preparato, che è venuto a difendersi e ripartire, l'ha fatto bene. E anche sull'1-1 è stata una squadra che non si è accontentata comunque, ha cercato di manovrare per fare gol. Abbiamo sofferto un po' il primo tempo su queste ripartenze dell'Alessandria, che sono molto bravi, però siamo stati altrettanto bravi noi a rientrare nel secondo tempo e fare nostra la partita con un gran secondo tempo. Come la valuti questa entella? Che tipo di campionato dobbiamo aspettarci? Questo è un grande gruppo, un gruppo che sta dimostrando attaccamento alla maglia, attaccamento proprio ai compagni, perché si è visto anche nei momenti di difficoltà come reagisce la squadra, quindi secondo me siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare così.